Ciao a tutti poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi consueto video news, ma voglio provare un piccolo esperimento. Siccome è venerdì e vorrei prendermi il fine settimana per ricaricare le energie, ho deciso di portarvi più notizie di cui discutere in quest'unico contenitore, non limitandomi esclusivamente all'ambito Nintendo. Quindi non solo sono curioso di sapere cosa ne pensate di tutte queste news, ma anche se il nuovo format secondo voi può funzionare. Come al solito vi aspetto nei commenti, leggo tutto quello che scrivete e mi baso molto sul vostro feedback, quindi non siate timidi. Prima di iniziare vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Dalle parti di Nintendo tutto tace per quanto riguarda un eventuale Direct o l'annuncio della tanto attesa Super Mario 3D Collection, ma non disperate perché secondo alcuni rumor sarebbero stati leakati due titoli di tutto rispetto di cui sicuramente non credevo avremmo sentito parlare sulla console ibrida. Il primo a quanto pare è un remake, anzi forse l'ennesimo reboot, di Prince of Persia. L'utente Twitter Ken Xyro ha postato gli screenshot che dimostrano come questo titolo, previsto per PS4 e Switch, sia apparso su un sito di un rivenditore del Guatemala. Ora, con tutte queste pagine prodotto che spuntano come funghi, abbiamo capito che c'è da fidarsi relativamente, ma ad aver dato molta più credibilità alla notizia è stato Jason Schreier, ex giornalista di Kotaku e insider di spessore, che ha commentato l'accaduto con questo tweet di risposta, alludendo al fatto di come fosse stata rovinata l'ennesima sorpresa pensata dalla parte di Ubisoft. Probabilmente si tratta di un reveal appartenente all'Ubisoft Forward del prossimo mese, ma sono ancora parecchi punti interrogativi intorno alla vicenda. Primo tra tutti, di cosa si tratta effettivamente? Di un remake della trilogia delle Sabbie del Tempo, del reboot in cel shading del 2008 o del tie-in del film del 2010? L'altro gioco che potrebbe arrivare sulla console ibrida è il remake di Tony Hawk Pro Skate 1 e 2. I più giovani di voi non capiranno di certo la portata di una tale speculazione, ma immaginatevi che non solo si parla di due titoli che inventarono un genere super in voga fino a una decina di anni fa, ma anche di due giochi incredibilmente divertenti ancora oggi. Il rumor nasce dal fatto che alcuni dataminer hanno trovato all'interno della demo alcuni elementi grafici che rimandano alla disposizione dei tasti pensata per la console ibrida. Certo, questo potrebbe significare diverse cose: da una parte che lo sviluppo per Switch è stato abbandonato strada facendo, dall'altra che magari l'hardware meno potente rispetto alle altre console ha richiesto un tempo di lavorazione maggiore e per questo l'annuncio per Switch ancora non è arrivato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Passiamo ora in casa Sony, perché il colosso giapponese ha rilasciato il primo spot televisivo per la sua nuova console, la PS5. Nei 75 secondi di pubblicità vengono messe in risalto le capacità multimediali della nuova ammiraglia Sony, tra cui i trigger adattivi, il feedback aptico e l'audio 3D. Per quanto sia un trailer sicuramente ben girato, che si sposa alla perfezione con il motto Play has no limits, fa strano vedere che a soli 3 mesi dall'arrivo previsto della next gen, questo è l'unico straccio di comunicazione pensato per il grande pubblico. A pochissimo dall'uscita di novembre, non sappiamo ancora dati fondamentali come il prezzo, la data, ma anche come funzionerà la retrocompatibilità. Sony è rinomata per aver proposto nel corso degli anni spot d'autore abbastanza criptici e decisamente lontani dalla sfera del gaming, ma in questo caso tutta l'operazione comunicativa intorno al progetto PS5, ma anche Series X, mi lascia fortemente perplesso. E chiudiamo parlando sempre di next gen, perché dal nulla è uscito il primo game trailer di Black Myth: Wukong, un action adventure in terza persona ad opera dello studio cinese Game Science, che vi invito assolutamente a guardare. Nei 13 minuti di gameplay si intravedono le enormi potenzialità di un titolo che, lasciatemelo dire, sembra una delle produzioni più interessanti e veramente next gen presentate fino ad ora, anche se a quanto pare è stato sviluppato mediante la Unreal Engine 4. Ispirata al romanzo della tradizione cinese Viaggio in Occidente, Wukong presenta un'ambientazione molto interessante graziata da un motore grafico che sembra promettere benissimo. Il gioco pesca a piene mani dagli sforzi di From Software e direi che è palese la riverenza nei confronti di Sekiro, ma ci sono parecchi elementi che potrebbero differenziarlo dalla marea di Souls-like che ultimamente stanno invadendo il mercato. Con un combat system fluido e dinamico e delle boss fight mastodontiche,
Seppure non sia un amante del genere, credo sia uno di quei titoli da tenere assolutamente d'occhio, anche se le informazioni a riguardo per ora scarseggiano. Vi lascio il link al video completo in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate. Poracci, per questa settimana direi che è tutto. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a qua in fondo e sono curioso di sapere la vostra nei commenti sulle notizie che abbiamo trattato oggi. Aspetto anche un feedback su questo nuovo format. Come al solito, se apprezzate lo sforzo, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, buon weekend, ciao!